Buongiorno a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento della terza settimana di Virtual Fruit. Per chi si collega con noi per la prima volta, questa è la versione virtuale di Fruit Exhibition, la fiera d'editoria d'arte di Bologna, che si sarebbe dovuta tenere dal 29 al 31 maggio, agli ex magazzini Romagnoli qui appunto a Bologna, e che per la situazione attuale abbiamo ovviamente deciso di annullare e rimandare in un momento in cui il futuro delle manifestazioni culturali sarà più certo. Abbiamo comunque voluto dare uno spazio di visibilità agli editori che sono il fulcro, il motivo per cui Fruit Exhibition è nato ed esiste e ha avuto successo nel corso degli anni. Questo programma è iniziato il 20 aprile, ogni giorno ha permesso al pubblico di incontrare un editore diverso, internazionali, che hanno utilizzato linguaggi diversi e prodotti editoriali diversi. Oggi questa è un po' la settimana dell'illustrazione, mi è piaciuta chiamarla un po' così perché ieri siamo stati in compagnia di Giada Fuccelli, illustratrice e animatrice. Oggi siamo in compagnia di Francesco Checco Frongia, anche lui illustratore, parte del collettivo Mamma Aiuto, che è una realtà che ha partecipato a Fruit, insomma, diverse volte. Francesco, me lo stava raccontando prima Francesco, che lo sfondo che vedrete alle sue spalle fa parte di uno dei banchetti che appunto ha partecipato a Fruit. Io lascerei la parola subito a Francesco, che oggi chiacchiererà con noi e con voi. Quindi ovviamente per chi ci raggiunge su Zoom avete la possibilità di fare domande sulla chat della piattaforma, per chi invece ci segue dalla diretta Facebook potete commentare direttamente il post. Il post è accompagnato dal link di Zoom, quindi chiunque voglia raggiungerci è ovviamente ben accolto e benvenuto sulla piattaforma. Francesco, io ti lascerei la parola Grazie, Maria. Ciao, a te. buongiorno. niente, io mi chiamo appunto Francesco, diciamo che tutti mi chiamano Checco Frongia. Sono più o meno un disegnatore di fumetti. In realtà ho cominciato a disegnare piuttosto tardi, nel senso quasi a 30 anni, quando ho fatto una scuola di fumetto, che ora si chiama Design Art Academy, dove insegno poi alla fine da 10 anni. Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare quasi subito finita la scuola col mio maestro dell'epoca, che era Giuseppe Palumbo, che ha lo studio qua a Bologna, e lo studio si chiama Inventario, dove tra l'altro sono tornato a vivere dopo tanto tempo, e sono anche tornato in studio da Giuseppe, uno studio di illustratori e fumettisti prevalentemente. Niente, quest'anno volevo partecipare al Fruit con le mie produzioni e basta, in realtà, no, senza le produzioni di Mamma Aiuto, che sono andate più verso, diciamo così, in buona parte a dei volumi a fumetti in senso stretto. Io all'interno di Mamma Aiuto, diciamo, negli ultimi anni sviluppo prevalentemente il mio lavoro, ed è spesso un lavoro molto contaminato con l'illustrazione, nel senso che mi piacciono delle strutture narrative che sono un po', insomma, un po' un crossover, un po' a metà fra illustrazione e fumetto in senso stretto. Vi farei vedere qualche libro, giusto per chiarirci. Naturalmente, essendo un banchino virtuale, ho anche pensato di vendere qualche lavoro, chissà mai. Per cui vi faccio vedere, insomma, qualche lavorino originale. Ho preparato una piccola galleria, diciamo, di materiali stampabili. Quindi diciamo che cercherò, di non essere prolisso, ma di tracciare un minimo di, insomma, di iter professionale. Insomma, vi faccio vedere gli ultimi libri stampati partendo da qualche anno fa. Ok, allora mi dispiace che verrà flippato verrà un po' flippata l'immagine, ma e via. Comunque, questo libro qua è forse il primo libro che ho stampato come autore in singolo per Mamma Aiuto. È un bel libretto, come vedete, nel senso con una foliazione più o meno lunga. In realtà è un libro che è andato esaurito
insomma, i tempi giusti. Dopo 6 mesi l'edizione non esisteva più. È una politica del collettivo di Mamma Aiuto di pubblicare tutto gratis sul web. E una volta che il collettivo ritiene che questo lavoro sia degno, diciamo, di stampa, se ne fa un'edizione cartacea. L'edizione cartacea, diciamo così, ha una ridistribuzione degli utili interessante, nel senso l'80% va all'autore e il 20% va alla struttura, all'incirca 70-30-80-20, e la logica è di sostenere appunto l'attività dell'autore, per cui il nostro, come dire, progetto quando abbiamo iniziato il collettivo era quello di avere una, di riuscire a avere una, diciamo, un'autonomia economica, quindi ricavare da questo, da questi lavori un compenso, diciamo così, degno per l'autore, in qualche maniera, per fare i libri da 200 pagine, almeno 2 anni ci impieghi, 1 anno e mezzo, poi insomma ci sono persone che sono delle schegge, in 6 mesi il lavoro lo tirano giù, ma insomma, diciamo più o meno un lavoro ragionato ci impieghi 2 anni, 1 anno e mezzo. Comunque questo qua è un libro del 2015, perché lo leggo qua, perché me l'ero dimenticato. Ed è una raccolta di materiali molto disomogenei in realtà. E sono tutta una serie di illustrazioni o micro storie a fumetti o storie mute, come si dice, silent book, che io ogni lunedì per appunto 2 anni ho postato sul sito. In realtà a rimettere in mano a questo lavoro, che appunto che è abbastanza disomogeneo, ci siamo resi conto che aveva una, insomma, molti fili narrativi si sono coniugati alla fine del lavoro e sono sostanzialmente una riflessione sul ruolo dell'artista molto spesso e su come si fa un, diciamo così, un, come si sviluppa un'idea, è un'idea proprio legata all'espressione e al disegno. Ed è un po', molto spesso ho l'abitudine di fare delle vignette che sono, diciamo così, a metà strada fra un'illustrazione molto antica, quasi dell'inizio del Novecento, e che, come dire, non amo molto fare vignette politiche, però molto spesso sono... riflettono quello che succede intorno a me e sono in qualche maniera, diciamo così, metabolizzate e non strettamente attaccate all'attualità, anche perché penso che poi alla fine se le agganci, devi essere molto bravo a farle, poi se le agganci all'attualità c'è il rischio che 10 giorni dopo siano abbastanza incomprensibili. Un bianco e nero secco, come potete vedere, la scelta non è casuale. Diciamo che una parte del mio lavoro è fatta semplicemente con questo strumento, una bella penna di Muji molto economica e carta da fotocopia. La ragione è presto detta, perché probabilmente fare i fumetti e farli così in bianco e nero è forse l'espressione più economica che si può trovare in circolazione. Ti basta un foglio di carta e una penna e in realtà vai avanti all'infinito. Non hai bisogno di nessun macchinario, poi in realtà insomma, lavoro anche con l'iPad naturalmente e lavoro in digitale, però questa dimensione mi è propria. Di questo lavoro qua vi farei vedere qualche immagine che ho, quindi adesso vi share un attimino, come si suol dire, vi condivido lo schermo e vi faccio vedere una galleria di possibili stampe che avrei preparato per la vendita. Vediamo un po' se ci riesco. ok, allora, eccoci. Queste sono una serie di illustrazioni. Allora, per esempio, questa qua è una dedica del libro che ho tenuto perché ci tenevo particolarmente, nel senso era un'immagine secondo me divertente e rilevante. Per cui, insomma, alla fine
ci sono in qualche maniera affezionato. Tra l'altro forse è una delle ultime dediche fatte, nel senso che è rispuntato fuori un libro da uno scatolone in magazzino, me l'ha chiesto un lettore, l'ho spedito a casa e mi sono divertito a fare questa dedica qua. L'idea sarebbe quella di stamparli, fare una stampa digitale in bianco e nero naturalmente, con una bella carta 250-300 grammi opaca, avoriata possibilmente, quindi non un bianco splendente. Dopo vi faccio vedere qualche stampa che ho qua, pronti via. Per cui ho scelto un po' di illustrazioni che secondo me erano significative. Il formato è A4 in questo caso, però possono essere stampate naturalmente anche in A5. Ecco, scusami, queste quindi le avevi preparate quando era in programma Fruit? Sono state messe da parte, in qualche maniera organizzate per dire ok, allora in prossimità del Fruit vado e ne stampo un tot. Ok. Poi effettivamente niente, quest'anno poi per me è stato particolarmente complicato per tutta una serie di ragioni, per cui no, ci sono veramente arrivato lungo, proprio ho detto vabbè, faccio, se qualcuno vuole, cioè ho altre stampe che dopo vi faccio vedere, giusto per capire il tipo di carta e più o meno come può venire fuori, però no, alla fine non le ho stampate, non le ho preparate all'ultimo, è successo tutto questo casino, bon. È andata così, insomma. Sono sempre curiosa di sapere come, di scoprire come gli editori si preparano a Fruit, ma in generale alle fiere, perché sono in tanti che preparano del materiale apposta per... In realtà delle cosettine le avevo preparate, poi sono rimaste a metà e alcune sono state compiute, altre no, perché ho detto vabbè, facciamo che... Perché è complicata la situazione, nel senso, nell'indecisione più totale, poi alla fine è anche comunque divertente questo, secondo me, rendezvous virtuale, però effettivamente vedersi di persona, toccare le cose, è un altro paio di maniche, ed è la ragione per cui, tra l'altro, in mamma aiuto curiamo tutta la filiera del libro, perché proprio ci piace la carta e fare queste cose così, insomma. Secondo me c'è niente da fare, la carta è un piacere, quindi riuscire a confezionarsi le cose e avere il controllo di quell'aspetto del lavoro non è male, insomma. Certo. Insomma, questa sono appunto una serie di materiali tratti da quel libro di prima che si chiama Il rappresentante, che purtroppo appunto è esaurito, per cui no. Chi ce l'ha, bon, chi non ce l'ha lo può vedere comunque gratuitamente, sempre sul sito di Mamma Aiuto, è caricato tutto il libro, però insomma le versioni cartacee no, ovviamente non esistono più, almeno che non corrompiate qualcuno per comprarlo, ma la vedo dura, dai scherzo. Sì, ci sono un po' di materiali sparsi, appunto, più o meno dal 2012 al 2015. Io direi che questo lo possiamo chiudere. Ritorno a farvi vedere un altro libro che è più o meno coevo, giusto così per... Comunque, per intenderci, questo è uno dei pochi, mi sono rimasti qualche ex libris pubblicato per chi comprava il rappresentante sul web e lo prenotava. Quindi una cartina leggera, 250 grammi, 220 grammi. Allora, arrivo. Vi faccio vedere più o meno un libro coevo, giusto per ridere. Questo invece è un libro uscito per un editore italiano che si chiama Cleaner Flug ed è un progetto un po' bizzarro, nel senso che ogni tanto lo porto ancora in giro, o meglio, lo portiamo ancora in giro. È fondamentalmente un disco libro. È un complesso jazz di Cagliari. Questo libro si chiama La notte che arrivo l'inverno, ma anche il disco si chiama La notte che arrivo l'inverno. Abbiamo preso 9 frammenti del maestro Margherita di Bulgakov, io li ho illustrati, i musicisti suonano,
portiamo live, diciamo così, lo show, lo spettacolo, dove io disegno, naturalmente i musicisti fanno il loro lavoro, è una voce narrante, che è un'attrice, soprattutto negli ultimi spettacoli napoletana, Monica Costigliola, recita i frammenti suddetti del Maestro Margherita. E anche questo qua di lavoro, evidentemente, è fatto con un bel bianco e nero accecante. Poi naturalmente lo spettacolo live è molto diverso da questo, nel senso che si adatta alle circostanze. L'abbiamo portato prevalentemente in festival jazz, che in Sardegna sono molto grossi, diciamo così, e quindi hanno anche una capacità di spesa di un certo tipo, cioè quindi per muovere le persone, i musicisti, bla bla bla. E quindi si adatta poi comunque molto anche ai luoghi in cui sono stati fatti gli spettacoli. Per esempio il primo l'abbiamo presentato al Salone del Libro a Torino, abbiamo fatto un live in uno spazio che era piccolo, per cui io ho lavorato a mano con una telecamera che mi riprendeva, ma altre volte ho usato altri strumenti, a volte mi è capitato di lavorare totalmente in digitale, dipende un po' dal luogo, da quello che ha a disposizione il festival. Altre volte mi è capitato di muralizzare durante lo spettacolo. Vi faccio vedere questo libro qua per dire poi un altro paio di cose su come lavoro, che fondamentalmente tendo a fare per questo lavoro in particolare è andata un po' strana, nel senso che la traduzione di questi nuovi frammenti, di questi frammenti del Maestro Margherita, sono stati gestiti da, mi fa abbastanza ridere la cosa, dalla moglie di mio fratello, che è una slavista, una persona decisamente capace, che ha regalato questo lavoro di nuova traduzione. E contestualmente a ciò mi ha fornito un paio di milioni di spunti su come guardare l'opera di Bulgakov, che è molto complessa. Perché io per un anno e mezzo circa, un annetto circa, sono rimasto là a riflettere su cosa dovessi fare, perché questo libro ha una complessità notevole. E alla fine ho deciso che l'unico modo per affrontare questa roba era ricordarmi come le suggestioni di quando ero bambino, perché avevo 15 anni quando ho letto questo libro. Ovviamente una buona parte del libro mi aveva entusiasmato tantissimo. È la visita del demonio, del diavolo, che arriva in una mosca dell'inizio del secolo travestito da gattone. Naturalmente a ragazzino una cosa del genere, insomma, è molto suggestiva. E quindi ho fatto così, ho accumulato tutta una serie di illustrazioni e disegni, ognuno diverso, con un linguaggio differente, quindi ho una pagina a fumetti, ho un'illustrazione, ho quello che è, ho una striscia, senza quasi fare il disegno sotto. Ne ho fatto un tot, per esempio questa a cui sono in qualche maniera affezionato, l'ho fatta alla pausa a pranzo a scuola durante i lavori, senza nessuna mediazione, pronti via. Questa è già un po' più disegnata, anche perché solo la complessità della cosa lo richiedeva. Però in realtà mi piace molto giocare sull'improvvisazione. Ed è per quello che poi mi piace fare gli spettacoli live, perché ti costringe a tirare giù tutto quello che hai e boh, poi va come va, insomma. C'è il giorno in cui sarai un po' più in forma, altri dove fai abbastanza schifo. E poi, insomma, la percezione del tuo lavoro è difficile che un attore, secondo me, riesca a capire cosa combina. Però almeno io non ci riesco, quindi boh, beh. Va così, però è molto divertente. Ho tenuto in particolare questo libro per una serie di ragioni buffe. Il libro si chiude con questa serie di ritratti che sono fatti fondamentalmente scrivendo. Sono scritte che compongono il ritratto. Mi sono reso conto negli anni che l'unico modo che ho per fare un ritratto a una persona è farlo così. E qualche volta ci azzecco, cioè escono proprio le persone incomprensibilmente. Dovreste leggere il libro, così è un po' più chiaro questo stratagemma qua. Però l'ho tenuto questo libro in particolare per questa cosa qua. Questo è un acquarellino. E non ha niente a che fare con questo libro, naturalmente. È una prova di
è una prova di un'illustrazione di un libro, di un altro libro che adesso vi faccio vedere. Insomma, il giorno ero in viaggio, non avevo carta, avevo qualche libro dietro, per cui ho finito per fare un acquolino qua dietro. Mi sono preso bene, ho detto, ma sai che? Perché poi di lì a poco ho lavorato su un altro libro, che è questo qua. È un libro di Eris Edizioni, è un romanzo illustrato, appunto la copertina, come ben si nota, ha molto a che fare con quello schizzo là. Insomma, diciamo che i miei originali a volte sono un po' caotici, però va bene così, insomma, basta avere, non rimanere senza carte e via. È un libro uscito nel... adesso non me lo ricordo più, ma guarderò perché ci sarà scritto. Esattamente, non c'è, sì, c'è scritto, 2015, sì, infatti. È più o meno coevo delle cose che ho fatto vedere. Comunque è un libro che parla di un passaggio fondamentale di Torino, scritto da Iuri Molfetta, e ci sono una serie di illustrazioni in bianco e nero dentro. Questo libro immagino che sia disponibile, per cui se proprio vi garba, scrivete a Eris Edizioni e ce l'hanno, insomma. Spero che ce l'abbiano. Ma sì, ma non penso che l'abbiano venduto 5.000. Comunque, così. Sì, costa, costa 13 euro. I disegni che realizzi durante i live, sì. Poi che fine fanno? I disegni che faccio live, aspetta che mi inquadro così si vede la faccia che faccio. Dai, scherzo. Il live, allora, diciamo così, siccome non ho siccome non mi piace viaggiare con un sacco di roba, solitamente i murali su carta, che sono un paio di metri di roba, quasi sempre li regalo al teatro, a chi ha fatto lo spettacolo, perché non ho l'abitudine a portarmi dietro le cose. Mentre i lavori su carta molto spesso li vendo, o molto più spesso li regalo a chi voglio io, cioè adesso che qualche volta i musicisti se li pigliano loro, oppure li vendo acqua, insomma lì per lì a chi ha visto lo spettacolo. La cosa che fa ridere durante gli spettacoli è che molto spesso io sono fuori dal cono visuale, cioè a volte mi mettono sul palco ma a volte no, e mi fa ridere quando alla fine dello spettacolo vengono le persone e ti dicono che gli ha fatto il computer questa cosa, e io dico sì, no, in realtà non è proprio così, perché è abbastanza buffo vedere, constatare come le persone abbiano un'idea del lavoro, del disegno astratto. Per cui spesso, insomma, succede che poi fai due chiacchiere alla fine del concerto e finisce che gli vendi i lavori, che naturalmente non è che faccia male. Beh, no. Cioè, nel senso, incrementa il cachet della serata e siamo tutti più contenti, insomma. Certo. Beh, il risultato delle improvvisazioni è molto diverso dalle illustrazioni che hai creato per il libro. O sì. Ti capita di fare... No, sono sostanzialmente diverse, perché il set può durare da mezz'ora a un'ora e un quarto, ed è molto agganciato a come suonano, a come hanno arrangiato il pezzo, per cui capita che a volte il brano sia stato riarrangiato, sono comunque un complesso jazz, musica ex machina, e quindi le improvvisazioni ci stanno all'interno di un set. Per cui io ogni volta che facciamo uno spettacolo cerchiamo di fare almeno la prova il giorno prima per vedere i minutaggi e i tempi. C'è un canovaccio, solitamente un leporello, come si suol dire, una striscia di carta più o meno lunga, e l'improvvisazione anche là gioca un ruolo comunque. Ci sono c'è più o meno un canovaccio che viene di volta in volta sviluppato. Secondo il luogo e secondo le necessità, insomma, quello è. Però sì, insomma, è interessante, a me è una cosa che diverte. Vi faccio vedere un altro libro, così chiudiamo più o meno questa, insomma, un paio di libri, ci tenevo a farveli vedere, perché d'altra parte quello sarebbe più o meno il mio lavoro, o meglio una parte. Vi farei vedere questo, che probabilmente è il libro...
che ho, come dire, che ho venduto meglio, diciamo così, quello che ha riscosso maggiore attenzione. Anche questo libro qua è esaurito, è uscito, come è uscito? 2 anni fa? Sì, nel dicembre del 2018. È un libro un po' curioso, naturalmente si è capito che a me le cose normali piacciono il giusto, nel senso che io ho avuto questo cane qua, è un cane bassotto che è rimasto disabile per tanto tempo, gli si sono rotte le zampe di dietro e per un bel po' della sua vita l'ha passata a 2 zampe, non a 4. Ecco la mia ex compagna, comunque abbiamo avuto questo compagno di viaggio per tanti anni ed è stato molto curioso, nel senso che andare in giro con un cane disabile, perché poi questo cane veniva a lavoro con me a scuola, veniva ai festival, andava in cantiere con la mia ex compagna Claudia, che è una ristoratrice di opere d'arte, per cui molto spesso andava anche in cantiere, un po' in giro per l'Europa. E ci tenevo a raccontare questa esperienza qua, e quindi ci sono, insomma, diciamo che ci siamo io e Claudia e il cane dentro il passeggino, ma è una riflessione più o meno su non è tanto sulla disabilità del cane in sé, quanto piuttosto su questa esperienza che è avere un cane, diciamo che quello che è successo, quello che ho spiegato in 45 lingue europee quando andavo in giro con questo cane, era perché mi portavo dietro un cane rotto. Diciamo che è molto difficile spiegare questa faccenda, ho tentato di farlo con un libro, ma sostanzialmente, mettiamola così, non amo che mi si dica cosa devo amare, fondamentalmente. Io preferisco di gran lunga qualcuno che ama molte cose piuttosto che le persone che sono, come dire, sparagnine da questo punto di vista. E che io amo un cane disabile sarebbero uno fra i miei, ma non è quello. In realtà questo cane è stato uno specchio in qualche maniera dell'umanità delle persone. Era molto difficile andare in giro col cane, anche perché ti stoppavano 5.000 volte per chiederti ma com'è, dov'è, perché, su, giù. Negli anni ho raccolto un po' di queste osservazioni, ho tentato di sviluppare appunto un discorso più complessivo sull'amore in genere, in questo caso a misura di cane basso e passeggino. E il libro è appunto una raccolta di, diciamo così, di strisce, dove il cane, per esempio, questa è tutta una sezione dedicata, dove, naturalmente quella dove mi sono più divertito, dove ci sono degli ipotetici incubi del cane. Naturalmente il cane è un cane, quindi non parla, ci mancherebbe altro, è un cane. Quindi non è un cane antropomorfo, non è Disney, è un cane che fa il suo lavoro da cane, quindi mangia, dorme, fa tutte quelle cose tipiche del cane. Ed è declinato con, diciamo così, strisce, a 6 vignette, con il racconto della quotidianità che io e Claudia avevamo con questo cane, e una serie di pagine invece che sono quelle là in bianco e nero, dove c'è come gestire un cane disabile, quindi tutte le manovre da fare, quali sono le malattie tipiche del cane paralizzato, quindi diciamo una specie di manuale didattico. Anche perché questa è una delle cose più buffe che mi capitava. Continuamente mi dicevano, ma come fai se il cane deve fare la pipì? Gliela fai fare tu, per esempio. Sono manovre che solitamente si fanno anche per gli esseri umani. E semplicemente è più pratico. Poi il bassotto, grazie a Dio, pesava 7,5 kg, quindi insomma, era gestibile anche in collo e cose. Quindi insomma, una quotidianità, vedi, le varie manovre, le riabilitazioni, perché comunque questo cane è sopravvissuto svariate volte, ha ripreso anche a camminare, ha avuto un paio di operazioni alla colonna vertebrale, un'ernia discale. Semplicemente perché era un cane comunque ferocino, quindi le parti in bianco e nero sono quelle, diciamo così, che permettevano un'introspezione maggiore di me medesimo,
E invece le parti in forma di striscia sono il cane in rapporto con gli altri o insomma, nella quotidianità più semplicemente. Anche questo libro qua è finito. Forse ce ne ho io una copia, ma perché c'ho la mia copia e questa copia qua che tengo. Perché è un libro a cui ovviamente sono molto affezionato perché insomma, meno male che faccio il disegnatore di fumetti, perché in qualche maniera sogno ancora di notte il cane a distanza di qualche anno. E quindi serviva anche in questo caso, in qualche maniera, drena il dolore, no? Naturalmente, mettiamola così, se volete delle stampe di questo lavoro, ne avrei preparata qualcuna. Questo è un formato di questo tipo qua, adesso vi faccio vedere una stampa incorniciata di questi. Piuttosto che questo, che era l'ex libris che ti davano in regalo quando compravi sul web il lavoro dal sito di Mamma Aiuto. Naturalmente sarebbe possibile fare le stampe di tutte le tavole a rigor di logica. Come fare a sceglierle? Niente, vai sul sito di mammaaiuto.it, questo è il nostro sito gigante, sta diventando sempre più complicato, c'è una bella sezione che è Tezuo, che adesso lo aprirà, dove c'è tutto il libro, e te lo puoi leggere con moltissima calma, anche perché è gratis, forever and ever. Se poi vuoi una stampa di una tavola, di un'illustrazione, che è X, quello che è, mi chiami e vediamo come fai. Non è molto difficile fare le stampe digitali. Adesso vi faccio vedere delle stampe a caso. Per cui, insomma, gran parte dei lavori che io ho fatto li faccio per Mamma Aiuto, per una serie di ragioni anche squisitamente ideologiche, e anche perché comunque sono dei materiali ad occhio è difficile che un disegnatore, cioè che una casa editrice pubblichi un libro con un diario sulla disabilità di un cane. Adesso non chiedetemi perché non abbiano questa sensibilità, ma è evidentemente così. Per cui io sono molto, molto contento e orgoglione di fare parte, di essere parte di questo collettivo, anche perché un diario di viaggio di questo tipo non avrebbe avuto la dignità di stampa, si dice così. E per cui, guardate quante serie, quanti fumetti ci sono in questo sito, tra l'altro vi potete sbizzarrire, anche se insomma, non vi piace quello che sta dicendo il mio lavoro, qua c'è da... ci sono un botto di libri interi. Ecco, le immagini e le strisce per Tezuo, le avevi pensate per il libro o come strisce per il web? Le ho pensate per il libro. Ok. Quindi le hai fatte pensando queste diventeranno un libro? Sì. Sì, perché ci tenevo tanto. Per cui sono partito carico e ho detto lo faccio, basta. Ho deciso che lo faccio, è stato un lungo, perché poi nel mentre il cane è andato, e quindi fase di casi mi ha sortiti, ci sono rimasto male, sono arrivato in qualche maniera a lungo, l'avrei voluto fare con lui ancora vivo. In realtà è andato durante la lavorazione, qualche mese me lo sono perso perché ero un po' abbattutino, come si suol dire, insomma, era un cane con cui ho condiviso un sacco di cose, è andata così. Sì, ho pensato di farci un libro. A questo giro sì. Per esempio, per il rappresentante no, era tutto, era una logica proprio diversa. Era una rubrica settimanale. E questo ha un'unità, ha un'unità di intenti, la narrazione in suo complesso. Non è così estemporaneo. Ma così per ridere, chissà mai nella vita, vi farei vedere qualche stampa, qualche originale. Ok, questo è un originale. È ancora incorniciato perché sono pigro e non li ho tolti dalle cornici, ed era una mostra fatta a Firenze in una bella libreria che si chiama Cucumeo, una libreria specializzata in illustrazione per ragazzi.
Quindi niente, sono pigro, me le sono tenute così. Comunque, questi qua sono gli originali. Sono molto puliti. Questo giro per me è stato un lavoro abbastanza curioso, perché normalmente mi devono togliere la penna dalle mani perché riempio di segni tutto. In questo giro è stata una disciplina zen di mettere pochissimi segni, solo quelli che potenzialmente servono. Insomma, è evidente che sta cascando tutto. E questa qua è la prima tavola che ho fatto di Tetsuo, per cui ho pensato di fare il libro qui alla fine. L'ho fatta in 10 minuti, mi sono preso benissimo, ho detto, ma sai che, adesso proviamo a raccontare questa storia in questa maniera. Sì, nel senso, mi piace spesso cambiare formato di disegno in qualche maniera e segni. Mi diverto come uno scemo. Queste qua sono delle stampe invece di una... qualcuna me la sono tenuta perché mi faceva piacere, perché è una bella stampa, per una mostra fatta in Sardegna per un festival di fumetti lo scorso anno. Era una mostra con una cinquantina forse di tavole, per cui qualcuno gli ha detto, beh, senti, tanto tu le butterai o giù di lì, qualcuno me la tenga. Per cui diciamo che una stampa in A4 più o meno funziona così. Mentre questa qua è una stampa appunto di questa strana versione di Guernica, a forma di cane. Naturalmente i sogni del mio cane, era divertente farli in qualche maniera qualche omaggio a Picasso, piuttosto che Magritte o quello che è, insomma. Naturalmente sono degli incubi, per cui diciamo che i surrealisti ci venivano in aiuto. Ok, vi farò vedere poi delle cose che invece sto disegnando in quest'ultimo periodo, cioè vale a dire da un anno, da quando mi sono trasferito a vivere a Bologna. Perché? Perché mi piace molto, come si è capito, starmene in giro. No? Dopo un po' stare a casa sempre a disegnare mi annoio terribilmente. Per cui mi piace andare in giro a fare sketch. Vi faccio vedere l'ultimo sketch fatto, che è fatto all'interno di una cornice che si chiama I disegnatori in viaggio. All'interno, diciamo, un progetto sviluppato da Giuseppe Palumbo, appunto il mio maestro, e ogni tanto ce ne andiamo in giro con i nostri carnet di viaggio e disegniamo. In questo caso, questo carnet di viaggio è fatto a Reggio Emilia qualche mese fa per la Fondazione degli Architetti di Reggio Emilia. Abbiamo riraccontato ognuno a suo modo la città di Reggio Emilia. Questo lavoro è uscito dentro la rivista dell'Ordine degli Architetti di Reggio, ma l'abbiamo fatto per i castelli, adesso del Piacentino, o insomma, secondo il committente. E a me piace naturalmente tantissimo questa cosa qua. Mi diverto come un pazzo a stare in giro a fare i disegnini. Perché? Perché senti la persona che parlano, ti raccontano le cose, vedi i luoghi e non stai sempre seduto, insomma. Non è comodissimo in piedi, però qualche sopralzo lo trovi, qualche fontana c'è, perché ti puoi sedere. Vabbè. Quindi questa è la copia, cioè, originale, nel senso che sono gli originali degli sketch, e poi... Fate le edizioni digitali o... No, questo è, diciamo, eravamo in 4 a quest'ultimo carnet di viaggio dei disegnatori in cammino, ma a volte siamo stati anche in 12. Alcune volte si è prodotta una mostra itinerante, altre volte una mostra nei luoghi, dove, per esempio nella Cisa, nelle comunità della... mannaggia, mi sta sfuggendo il nome. Comunque è una bella comunità di montagna che... Fra un po' ti dirò come diavolo si chiama, perché mi è uscito di testa.
si è fatto tutto un lavoro legato ai luoghi ed è sfociato in una mostra proprio nel luogo dove sono stati fatti tutti i disegni, nel Museo dell'Immigrazione. Non riesco a ricordarmi il nome della valle, mannaggia a me. In questo caso invece di Reggio Emilia era una committenza in qualche maniera specifica dell'Ordine degli Architetti di Reggio ed è uscito un libro, una bella rivista che poi è una brossura con un bel formato e all'interno ci sono mediamente 6 immagini, ci sono una 30ina di pagine che sono dedicate a questo progetto di riraccontare il Reggio attraverso gli occhi di disegnatori, di carnettisti. Questa cosa di carne di viaggio è molto bello, nel senso che esiste lo sketch crawl a livello europeo e anche a livello mondiale. Fa qualche fatica avere uno sbocco editoriale vero, soprattutto in Italia, ma che, come dire, evitiamo di calcare sempre questo tasto. Ma in realtà c'è una produzione, ci sono dei carnettisti straordinari, ma libri di carne di viaggio in Italia se ne vedono pochini, mettiamola così. Però, insomma, è una delle cose che a me piace tanto fare. Poi, naturalmente, siccome sono scemo, il carne di viaggio l'ho finito di fare con disegni a caso i giorni presumo dopo. Però, sì, esatto, in questo senso qua mi sono poi messo a disegnare, naturalmente, venendo a vivere a Bologna, questo. Ed è una mia interpretazione delle torri, naturalmente. Mi faceva molto ridere, ho fatto prima uno sketch in senso stretto con la torre esattamente con me e siccome mi annoio a fare la torre esattamente con me ne ho fatto un altro paio di versioni, una 15ina di versioni circa e, naturalmente questa è con la mortadella e, piuttosto che animalier oppure con le ossa, questa è un pochettino più macabra, ma diciamo che è anche resa un po' più allegra con i colorini un po' più vivaci. E queste cose qua sono degli acquerelli su stampe che io poi rimaneggio di nuovo con la china, cioè ci lavoro sopra. E se avete voglia di comprare questo tipo di lavoro, se ci arrivo, adesso ve lo faccio vedere. No, aspettate un attimo, che okay. C'è il dito a banana, come si suol dire. Eccoci qua. Ho preparato un piccolo album fotografico, diciamo così. Checco, scusami, ti si è tolta la condivisione schermo. Ah, adesso la ripristino allora. Almeno credo. Aspetta. Oh, no, sì, perché era esattamente, scusate, dove era il era il tastino là. Eccoci. Adesso naturalmente sto facendo una serie di pasticci infiniti, ma non a capo. Credo sia il bello della diretta. il bello del pasticcione, altro. per cui, insomma, questo tipo di lavori li vendo spesso, cioè li disegno, sono degli A5 su una carta a 2,50, come si può evincere da dietro ci sono proprio i muri di Bologna che sono perfetti per fare queste foto. Insomma, più o meno funziona così. Se avete piacere, li faccio spesso, cambio il soggetto quando ne ho voglia, quando mi viene in mente qualcosa di diverso, lo muovo. Poi in realtà ce n'erano un altro po' di soggetti, ma adesso se proprio vi piace una manetta, ecco, questo qua l'ho disegnato l'altro giorno e mi faceva piacere disegnarlo ed è l'edizione delle torri sotto quarantena. È un bel bianco e nero con un rossino. è un gioco divertente, naturalmente quello del multiplo è un gioco che è la mia passione, evidentemente. Prima o poi ci farò un'animazione per divertimento con tutte le torri che si muovono, con tutte le varie versioni. Bon, naturalmente ognuna è diversa dall'altra perché se non fate a mano, insomma,
Ça va sans dire, no? Vengono come vengono. Ok. Che ore abbiamo fatto? Vi sto uccidendo. Che ore sono? Le 11.47. Bacio. Immagino che, data questa tua predisposizione e passione per muoversi e disegnare in giro, immagino che questo periodo sia stato... È pesante. A livello, insomma, creativo, anche perché soprattutto i carnet di viaggio che mi hai fatto vedere prima mi hanno ricordato anche tutte tradizioni dei carnet veneziani del Settecento, i carnet di viaggio, insomma, che si utilizzavano come guide turistiche. Sì, quando esatto. Non c'era la stampa ancora, comunque certo. Non c'era un mezzo popolare, diciamo, insomma, utilizzato. Quindi immagino che sia stato un periodo complicato. In realtà sono riuscito a fare un carnet di viaggio durante il Covid, diciamo così, che adesso vi faccio vedere per ridere, questo se qualcuno se lo vuole comprare lo venderei intero, ma perché sono andato in Sardegna diverse volte tra dicembre e febbraio, 5 volte, nel mentre mi sono beccato una polmonite, è successo di tutto, ci avevamo incastrato 2 spettacoli, delle mostre, proprio avendo viaggiato molto in aereo e già la cosa in qualche maniera stava venendo fuori, no? Si sentiva quel frizzicorino nell'aria che qualcosa sarebbe collassato tutto, per cui ho deciso di disegnare prevalentemente in aereo le cose che lì per lì sentivo. Per cui niente, ho fatto il garbo grafico è quello che è, però è veramente tutto fatto in aereo al volo. Sono mezzo formato A5, qualcuno di questi disegni se l'è inguattato l'hostess, però va bene. Purtroppo un po' di questi sketch sono, vabbè, pace, va bene così. E sono quasi tutti fatti o al treno, all'aereo. Per esempio questo qua è poco prima di iniziare uno spettacolo. Per scaldare la mano, ma mi sembrava, diciamo, mi sembrava significativo in qualche maniera del carnet. È un po' plumbeo, naturalmente, come suggestione, però quello è. In qualche maniera sono riuscito comunque a fare un carnet di viaggio, un po' bislacco, un po' strambo, però. Beh, che un po' rifletteva, cioè riflette, insomma, anche la situazione forse iniziale, che comunque non aveva colpito ancora l'Italia, ma iniziava insomma. Poi, esatto, allora, io ho dormito spesso, insomma, ho dormito diverse notti a Firenze in albergo per scuola, perché stavo là per giorni interi, cioè per, diciamo, giorni consecutivi, e già la città era vuota. In Sardegna in realtà non c'era minimamente la percezione di questa roba qua, infatti ho fatto un paio di spettacoli, che era molto strano. Ho fatto per 2 mesi un triangolo Firenze-Bologna-Cagliari, che era surreale, perché Firenze era spettrale, Bologna pian pianino stava chiudendo, Cagliari c'era cioè festa, yuhu, concerti, storie, che dici, che cazzo, c'è qualcosa che non torna. Questo carnet, se mai lo dovessi vendere, lo vorrei vendere intero. Senti, a proposito di vendite, Benedetta sulla chat di Zoom chiede i prezzi. Allora, guarda, banalmente facciamo così. Le torri a corellate le vendo a 25 euro. Sono in formato A5, la carta è una carta da acquarello da 250. Normalmente, diciamo così, una stampa di qualsiasi cosa in un formato A4 in bianco e nero, 12 euro. Una cosa così. Le stampe piccole, che adesso vi faccio vedere, così poi la smetto di blaterare, quelle in bianco e nero le vendo a 6 euro. Vi introduco quest'ultima cosa, così vi dico anche un po' di prezzi. Allora, questo lavoro qua, che vi mostrerei, è un lavoro, mannaggia. È nato sulla scorta di una mostra che abbiamo fatto come collettivo a Carrara, in una bella galleria che si chiama Tech Gallery.
ho fatto un paio di pezzi, mi sono lì per lì mi sono divertito talmente tanto che poi alla fine, 15 giorni dopo, ho fatto un libro per Mamma Aiuto. Ed è un lavoro, allora, questo qua è uno dei primi disegni fatti, che naturalmente mi terrò da me, non vendo, perché ci sono molto affezionato, diciamo così. Ed è un lavoro appunto sulle pareidolie, cioè su disegnare dei panorami con dei visi che vengono fuori da, insomma, dall'incastro degli elementi. O alla maniera di Arcimboldo, quindi praticamente sono i trucchi del 1200. Affastellare materie che siano significative per tirare fuori dei ritratti. E niente, ne ho fatto... Mi sono talmente divertito, per la mostra ne avevo fatto 5 o 6. Sono tornato a casa, ne ho fatto un centinaio e ne sono sopravvissuti una quarantina, sessantina, per farci un libro che in realtà è una, come dire, è una rapina a mano armata raccontata attraverso le biografie e i ritratti delle persone presenti sul luogo del delitto. Questo libro qua è questo. È uscito per Mamma Aiuto... è uscito quest'anno quest'anno ed è uscito il 2019, nel novembre del 2019, e ci sono tutti una buona parte dei lavori che vi dicevo, le biografie e i soggetti ritratti concorrono a raccontare questa rapina qua. E naturalmente questo tipo di lavoro si presta molto a essere venduto anche singolarmente con il singolo pezzo. Anche questi disegni qua sono, diciamo così, improvvisati, cioè ne faccio un tot e quelli che sopravvivono alla cernita, vuol dire che funzionano ai miei occhi in qualche maniera. E rispondendo a Benedetta, grazie che me l'hai chiesto, gli originali li vendo a 25. Ce ne sono un po', adesso non so più bene neanche io cosa c'è un po', grazie a Dio sono riuscito a venderli, mettiamola così. Adesso facciamo, cioè ce ne sono un po', insomma, se mi scrivete vi dico anche che originali ci sono o non ci sono. Però di questi soggetti qua, ne faccio anche delle stampe in versione cartolina, che hanno questa forma qua. Ne prendo una e arrivo. Sono stampate su una bella carta da 300 grammi. Ecco. Allora, naturalmente una stampa costa 6 euro, un originale meno di 25 mi viene in salita, però comunque sia... a onor del vero, un originale è proprio diverso. Sembra strano, ma comunque il bianco e nero, quando, cioè, la resa dei grigi, e soprattutto su questo tipo di lavoro, è diverso. Mi rendo conto che uno si può appassionare o meno, oppure si può mettere una cartolina, però una sostanziale differenza fra gli originali e le stampe c'è. Però insomma, più o meno il prezzo è quello. E naturalmente per questo tipo di lavoro mi è capitato di fare anche dei ritratti su commissione, cioè mi hanno mandato una foto e io ho sviluppato in qualche maniera un ritratto della persona con questo piccolo meccanismo. Se volete comprare il libro, come al solito, andate sullo shop di www.mamaaiuto.it e c'è, è disponibile, perché l'abbiamo ristampato prima di questo disastro. Quindi se abitate a Bologna ve lo posso portare anche a mano, ci vediamo all'Esselunga di San Vitale, facciamo uno scambio come clandestini, nel senso che una decina di copie ce le ho a casa, che sono così. Vi voglio far vedere un ultimo originale e poi se abbiamo voglia e se c'è tempo... Vabbè, in ogni caso questi soggetti qua possono essere stampati anche in A4, ogni tanto lo faccio e li acquerello, così piuttosto che... se li trovo vi faccio vedere, c'è troppa carta in questa casa.
E naturalmente cambiano anche sensibilmente l'aspetto. Boh. Più o meno così. No, vi volevo far vedere questi due disegni a cui sono che ho deciso di mettere in vendita. In realtà questo l'ho deciso l'altro giorno, è stato venduto, per cui ve lo faccio vedere per gioia di vivere. È un disegno a cui sono molto affezionato e sono molto contento che la persona che l'ha comprato, insomma, è buffa, per cui mi fa molto piacere che se lo sia comprato una persona non del tutto sconosciuta, ma quasi, ma che ha detto delle cose molto curiose. Questo è un altro lavoro che vorrei mettere in vendita. Mi sembra evidente che questo periodo è un periodo particolarmente drammatico per l'attività degli autori, e quindi in qualche maniera bisogna fare. Questo è un acquerello, molto semplice in realtà, è matita colorata, no, non è un acquerello, scusate, è un inchiostro di Kiro. È una china nera con acquerello e il primo pennarello rosso che avevo a portata di mano. E per il costo di questo, no, ci sentiamo per telefono. O comunque via web, insomma. Su Facebook, Instagram, tutti i vari social dove ci si può raggiungere in scioltezza. Giunti a questo punto, vi inviterei a spulciare il mio faccialibro, l'Instagram, anche perché ci sono un sacco di immagini, diciamo così, sparse. Ma vi faccio vedere alcune che ho in lavorazione, se vi garbano, come direbbero in Toscana. Questo è un lavoro in divenire, nel senso che come un attimino di tempo uscirà una storia a fumetti non lunga, ma questi sono gli studi diciamo, degli ambienti, diciamo, il mood che volevo tirare fuori. Sono riuscito a scerare decentemente, sì. Ed è naturalmente scusate. Scusami, ti chiedo solo di ingrandire la finestra Sì, sì. Scusate, di internet, del browser. Perfetto. perché a furia di cambiare, allora, solitamente io lavoro con un Mac, ma per scuola poi alla fine mi hanno mandato un computer, cioè faccio un casino, vi dovete scusare, sono un po' analogico. E, insomma, sono gli studi dei personaggi di un'ambientazione, una cosa di fantascienza, una storia di fantascienza in un grande immondezzaio, che mi sembra calzante rispetto al periodo che stiamo vivendo. E insomma, di buon umore in questo periodo, questo periodo di quarantena ha incrementato il mio buon umore. Questo tipo di lavoro, cioè ho preparato una cartella di illustrazioni, sono su un album apposito di faccia al libro, che ha al nome di Aliga, che in sardo vuol dire rusco o monnezza o quello che è, però sembra un nome giapponese perché mi faceva molto ridere. In realtà sto lavorando insieme a un altro paio di cose, soprattutto a un libro lungo esteso per Mamma Aiuto, e non vedo l'ora di finire il primo blocco di 30 illustrazioni. Ci sto andando, riprendere un progetto che abbiamo fatto con un mio vicino di casa, ma che in questo caso è un astrofisico. È una narrazione di fantascienza e spero i prossimi mesi di incominciare a mettere le robe sul web come al solito e pronti via. Io a questo punto non so se qualcuno vuole fare delle domande, chissà se c'è qualcuno, meglio che non lo sappia così. Guarda, ne avevo una io e intanto ne è arrivata anche un'altra. Oh, beh. Chiara chiede: Mamma Aiuto vuole essere una citazione da Porco Rosso di Miyazaki? Certo, la risposta è certo, anche perché adesso mi sono tagliato una barba che avevo molto folta durante la quarantena, ma in realtà siamo tutti barbuti e naturalmente i pirati di Miyazaki, che sono così buffi, ci sembravano ottimi. Poi in realtà l'altro sottotesto di questo nome è che è in italiano.
essendo tutti autori italiani, hai sempre questa cosa da esterofili che gli dai dei nomi, ma Maiuto ci sembrava facilmente comprensibile da chiunque, anche fuori dall'Italia, ed è un nome comunque italiano, diciamo, questo piccolo gioco rimando. Sì. Certo. E poi dice, dolcissimo, il lavoro sul tuo cane, ho un cane anch'io, è come un figlio, capisco quell'amore, quell'attenzione. È un compagno di viaggio e poi sì, ognuno lo, diciamo così, decide che posto e che ruolo ha all'interno della propria vita. In ogni caso è proprio quello l'oggetto del contendere, no? Cioè, io preferisco delle persone amorose, come si suol dire, che quelle che sono col braccino tirato. Poi amare le paillette, i cani o i bidoni di plastica con i colori fluo va bene uguale, nel senso, cioè va bene uguale, fra virgolette, ma è di gran lunga meglio avere una persona che è curiosa, che ha molto amore, piuttosto che quelli che ti dicono no, questo lo puoi amare, questo no, questo sì, questo no, mi trovo sempre in difficoltà. Poi è pure un essere vivente, che la rotta più male di fare, per cui è un aggravio, insomma. Io invece avevo una domanda su come funziona la filiera di produzione dentro a Mamma Aiuto, visto che è un'autoproduzione. In realtà naturalmente è caotica. No, in realtà è molto interessante. Abbiamo iniziato 9 anni fa, per cui siamo anche abbastanza longevi. Siamo partiti in un tot di persone, ne abbiamo addizionato negli anni altre. È molto bello che una buona componente femminile c'è dentro Mamma Aiuto, è molto produttiva, sono delle autrici della Madonna che hanno tirato la carretta, come si suol dire, cioè nel senso che hanno molto successo, giustamente, e finalmente non siamo, scusatemi la battuta, solo braghette, ma ci si può scornare amorevolmente fra opposti sessi. Portano quel che serve, perché sempre fra uomini si è duballe. Ma non è solo una questione di genere, sono veramente delle autrici eccezionali. Ci siamo incrociate, nel tempo, e c'è evidentemente un'affinità di progetto, e anche a questo punto di vita, perché poi alla fine siamo un collettivo di amici, cerchiamo tutti di liberare tempo per vederci nelle fiere e andare a fare i ballerini insieme alle feste. Questa è una delle specialità di Mamma Aiuto. Il processo creativo è abbastanza semplice: abbiamo un Parlamento, un blog, un gruppo su Facebook, dove vengono proposte da noi stessi le storie, le narrazioni che vogliamo portare avanti. E fondamentalmente su ogni singolo lavoro di Mamma Aiuto si formano dei gruppi di affinità, semplicemente. È evidente che fra io che ho 48 anni e Francesco Guarnaccia che ne ha 20 in meno, a volte ci sono delle differenze, diciamo, di gusto, non nel merito del contenuto, ma concretamente nel gusto, di quello che guardi, quello che vedi, quello che ti piace fare. Per cui alcuni suggerimenti forse non è il caso che li dia io, che sono vecchio, su altre cose sì. Però si formano effettivamente dei gruppi d'affinità che seguono il lavoro editoriale vero di editing, cioè io posto 40 pagine, magari 10 alla volta, perché sennò le persone si ammazzano, anche perché è lavoro volontario. E diciamolo chiaramente, avere un lavoro di editing fatto da una persona che tu stimi è lavoro. Ti devi sedere là, guardare il lavoro degli altri, cercare di capire cos'è che non va secondo te o cosa non va. Poiché sei una persona che ha molto da fare come tutti, si mette a guardare il tuo lavoro e a fare un vero lavoro, direi che è soprattutto gratis. Da un certo punto di vista non è lavoro, da un altro punto di vista, meglio di così non si può fare. Quindi si formano dei gruppi di affinità che seguono il lavoro editoriale del singolo autore. Il lavoro viene pubblicato quasi sempre quando c'è una riserva di pagine, cioè il progetto è già sviluppato in parte, può essere un terzo, la metà, ci sono autori che invece sanno gestirsi il tempo molto bene, per cui partono con un decimo della storia, ma sanno che ogni settimana, ogni 15 giorni loro tirano giù le pagine. E poi c'è un lavoro ulteriore alla fine di rimaneggiamento, di
guardare il progetto nel suo complesso, è quasi sempre fatto in uno dei covi di Mamma Aiuto, che è uno studio che si chiama Studio a Traccia, alla Spezia, dove un po' dei Mamma Aiuti vivono, banalmente. Perché si fa questo giro a Spezia, si rompe le balle a tutti gli amici che si occupa a casa e si tirano le fila del lavoro, si manda in stampa, si segue la stampa e qualche volta si va a ballare tutti insieme. Un'attività, questa del disegnatore di fumetti, che non si vede l'ora di uscire di casa, evidentemente. No, dai, scherzo. Però no, abbiamo questa attitudine a fare festa, che... ma perché sei sempre solo a casa. Insomma, per cui, no, però è molto bello vedere come ci sia uno spirito di festa in quello che per voi comunque è il lavoro della vita, immagino. Meno male che facciamo questo lavoro, poi farti crescere la barba, te la puoi togliere, insomma, è gestibile in qualche maniera, è divertente. Certo. Va bene, io vi sto ammorbando da quanto tempo? Da circa 1:10, no, 2:10 che dico delle incomprensibili, fermarei prima, scusatemi. No, ma che come, tranquillo. Allora, io so che sei ancora voglia di darci un contributo artistico in diretta. Ma sì, si stava ragionando prima su alla fine come effettivamente, prendo un pezzo di carta. Sarà uno degli aspetti più divertenti di questo, insomma, di fare una diretta e poi vedere plasticamente come si potrebbero sviluppare le cose. Io prenderei un foglio di carta e farei una pareidolia di invenzione di tutto a caso, sperando di fare il più velocemente possibile per non annoiarvi. Poi mi rendo conto che è anche molto divertente, per esempio, lavorare ad acquerello, perché dalle macchie poi tiri fuori tutto quanto. La penna è un po' più lenta dell'acquerello, infatti quando faccio, quelle volte che faccio delle cosettine live, diciamo così, è performativo e molto divertente vedere come tiri fuori da delle macchie delle forme più o meno compiute. Cambio la telecamera e mi affido alla vostra clemenza. Allora, intanto che tu inizi, sì. Io intanto invito chi è su Facebook, se ha qualche domanda da farti, a commentare il posto, a raggiungerci nuovamente su Zoom, dato che siamo appunto ancora connessi. Per chi si è collegato su Zoom, se, dato che la piattaforma dà la possibilità di avere anche una relazione un pochino più diretta, diciamo, se volete prendere la parola per chiacchierare un po' con Francesco, di dircelo, che vi riaccendiamo assolutamente i microfoni. E niente, io volevo dire in realtà solo questo e ti lascerei fare questa cosa in diretta. Ok, allora io semplicemente ho aperto a caso Facebook, ho cercato, naturalmente l'ho richiusa perché sono pirla, diciamo che del tutto a caso io cerco adesso una fotografia di qualsiasi cosa, di un viso umano, poi provo a semplicemente disegnare una cosa a sentimento. Quindi abbiate pietà di me, ma questa cosa è... il gioco più o meno funziona così. Vediamo se trovo una faccia vagamente interessante e pronti via. Ok. Metterei anche un po' di musica, ma ormai è tardi. Perché non so se Facebook l'accetta. No, ma faccio prima a mettere a accendere l'iPad e via. Perché ci è successo, insomma, è successo agli amici di The Rapid Publisher sabato scorso che fossero in diretta, avessero della musica e che Facebook abbia interrotto la diretta per i diritti musicali. Si siano offesi moltissimo, è che Zuckerberg, vabbè, che devi fare? Evidentemente è così.
Cioè, l'idea di fondo è quella di provare a lasciarsi suggestionare da un'immagine, provare a scavarci dentro per capire. In qualche maniera è divertente quando ti danno una foto con cui fai un ritratto perché cerchi di dare un carattere alla persona, no? Cioè non è la scelta di disegnare delle piante piuttosto che delle macchine, non è mai casuale, insomma. E poi il ritratto in fondo è quello. Io sono totalmente incapace di fare dei ritratti veri, per cui cerco di, insomma, anche perché è una cosa molto complessa, secondo, perlomeno per me è molto complessa. In questa maniera. Supplisco, diciamo così. E in ogni caso poi funziona che hai, come dire, è molto il segno che ti porta a tirare fuori dei volumi. Alla fine, un po' il senso lo fa anche come, dove ti spingono i segni in qualche maniera casuali che vai a fare. È una tecnica che hai scoperto per caso esercitandosi nel ritratto o perché ti sei trovato, come dire, costretto a lavorare sul ritratto e quindi ti sei dovuto ingegnare? No, in realtà è tutto molto casuale, nel senso che in quest'ultimo periodo, questi ultimi anni, disegno così perché semplicemente dovevo fare le cose per mamma aiuto e questo modo che ho di disegnare anche ora è quello che uso quando ero al telefono e facevo un altro lavoro. In realtà i primi libri che io ho prodotto sono per la didattica, per le scuole, cose così, ed erano tutti inchiostrati a pennello, in maniera molto più, diciamo così, classica. Dovendo fare ogni lunedì una storia a fumetti, un tot di illustrazioni per mamma aiuto, e mi sono a un certo punto trovato a disegnare, non dico a caso, però così, con pochissima mediazione, con questo segno che è appunto così, fra virgolette, povero. Forse è il mio. Cioè, alla fine è una cosa che mi diverte molto fare. Insomma, se uno si diverte quando fa le cose, ha maggior ragione quando disegni. Sarebbe auspicabile, no? E questa cosa dei ritratti, perché capita, no, che sei nelle fiere o in giro che ti dicono ma no, fai un ritratto, e siccome sono totalmente incapace di fare i ritratti in maniera congrua, classica, allora in qualche maniera questi sono, li trovo più a mio agio, così, e se poi, insomma, ogni volta io dico sempre no, 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 e pare male. Poi passo come una persona antipatica. Cioè, i ritratti in realtà li faccio solo a chi voglio io. Sono abbastanza restio a cimentarmi su questa cosa. Però nel caso in cui mi fa molto piacere, quindi li faccio così. Forse anche perché il ritratto comunque è anche una cosa, insomma, personale. Oltre al volto, come dire, oggettivo della persona che ti è davanti, ci metti dentro anche quello che tu vedi dell'altra persona molte volte, quindi vale, immagino. Glielo puoi dire tu? Beh, insomma, intanto così l'abbiamo detto pubblicamente. L'hai detto tu, eh? Io non... No, dai, scherzo. Sì, è così. Hai perfettamente ragione. La penso anch'io esattamente come l'hai detta tu. Questa cosa è, insomma,
Intanto checco dalla chat di Zoom, Roberto dice che ti commissionerà un affresco su una parete. Oh no! Molto volentieri. Appena è possibile spostarsi. Eccoci qua. Direi che può andare bene. Nel senso, più o meno. Più o meno ci siamo. Da Facebook invece Giacomo ti chiede se prima o poi rifarai un portfolio. In realtà l'ho fatto un portfolio molti anni fa. Infatti qui parlano di rifarlo, probabilmente sono curiosi di vedere tutto insieme quello che hai fatto fino ai tempi più recenti. Sì, cioè, ci dovrei pensare, nel senso. Grazie Giacomo, non lo so. L'ho fatto un paio di anni fa, è stato anche molto divertente, nel senso che, ok, comunque più o meno funziona così. Era giusto riesci ad avvicinarlo alla webcam? Eccoci qua. Super. Più o meno ma anche insomma, in qualche maniera i tempi di lavorazione sono questi. Qualcosina in più secondo l'intrico del caso, però l'idea è che appunto. Quel libro è fatto così, mi sono seduto e 15 giorni dopo il libro era fatto, naturalmente 6 ore, aspetta che mi faccio vedere così poi adesso saluto tutti e la smetto di 10 anni. Quel libro là, La rapina del secolo, è fatto così, in 15 giorni ho fatto 100 immagini, ho scritto i testi, li ho rimontati un paio di notti, abbiamo fatto un lavoro di editing che è stato un pochettino più lungo perché sì, cioè una settimana di lavoro c'è stata comunque. Tra preparare, far ridere, perché praticamente questo è un menabò, questa è la vecchia copertina, facciamo tutti i vari menabò dove poi a mano scrivi le cose, alla vecchia proprio, perché è l'unico modo spesso per vedere i refusi. Per fare questo libro qua ne abbiamo fatto 2 o 3 edizioni anche in casa, non io, Samuel Davetti, the president of Mamma Jutos, povero uomo. È stato un po' lungo quello. Il lavoro di per sé però è fatto così: ti siedi 6 ore, 8 ore di seguito, tiri giù le cose e si spera che vada a me. Francesco, io ti ringrazio tantissimo anche per questo contributo improvvisato.
È stato bello, è stato un bel momento di diretta, diversa dal solito anche, quindi grazie mille. E, io saluterei chi è collegato su Facebook, chiudendo la diretta. Grazie per essere stati qua, chiunque voi siate, mi dispiace, sono lungo. E ricorderei l'appuntamento di domani alle 2:30 con il collettivo LockedIn, un appuntamento un po' particolare perché non è propriamente parte del market, ma è uno degli eventi di Fruit, è il lancio di Veicoli Fantastici, che è il progetto che ha vinto la prima edizione del premio FIP, che abbiamo indetto l'anno scorso. Saranno con noi Elisa e Lucia di LockedIn, un rappresentante di Favini, che ha partecipato come nostro partner al premio, Simone Sbarbati di Frizzi Frizzi in quanto presidente di giuria del premio, Printali per, come sponsor tecnico del progetto, e un ospite a sorpresa che insomma vi lascerei scoprire domani, che è un contributo che le ragazze di LockedIn ci portano per questo appuntamento. Io vi ringrazio ancora Checco, con il quale rimaniamo su Zoom per gli ultimi saluti, e appuntamento a domani. Ciao a tutti.